Siamo online! Ciao a tutti Forse. Ragazzi, benvenuti al podcast di gamescollection.it. Io direi di abbassare il volume o di allontanare il Mac perché ho visto dei picchi paura. Dei picchi paura? Sì, picchi. Ciao a tutti da Fede Web e da chi anche? Da me che sono Reno. Qualcuno che passa, Alessio, Alex 2 Altari, se avete altri suggerimenti fatemi sapere, ho pochi nomi. E eccoci alla puntata 0, che come contenuti vale appunto 0. Per non coerenza, come giusto, scaletta. Esatto, peraltro siamo anche sobri, io di regola avrei preferito farlo da sbronzi. Non abbiamo preparato una scaletta, ma andremo, come si suol dire, a... naso, diciamo direi a braccio, io direi a braccio. C'è qualcuno di voi che continua a pettare, io non so chi è, c'è un odore pessimo in questa stanza. Ragazzi, per cui io direi di partire con le novità. Questa rubrica parlerà un po' di tutto, dai. Quindi io direi che l'altro giorno è uscito un titolo bellissimo per Nintendo Entertainment System. Allora, un gioco, non so se lo conoscete, è un nuovo franchise, una nuova IP di Nintendo. Super Mario Bros. No, è una mai cosa, sentito è una prima. Cosa ancora più nuova. Il protagonista c'è un mammifero antropomorfo, che è un gorilla, sì? E non so se lo conoscete, Donkey Kong, non si sa ancora nulla del titolo in questione, se non che sarà un gioco simile a Tetris. Ah, che bello, bellissimo. Peraltro, secondo me Tetris all'epoca non era nemmeno uscito quando è uscito King Kong, però se King tu Kong vuoi... Donkey Kong, ma Nintendo già lo sapeva, va bene, ok, se è un minchione fa niente. Nintendo come al solito vede avanti. Ma io direi, no, seriamente, cominciamo con le news. Le news che abbiamo preso anche da gamescollection.it, cogliamo l'hype del momento dove tutti hanno colto l'occasione per autopubblicizzarsi, autopromuoversi, autoelogiarsi con loro. Insomma, seguire il trend italiano, anche con i loro articoli parliamo di Cazzullo, che c'è un nome e un programma. Esatto. Cioè, uno che si chiama Cazzullo poteva fare due mestieri, esatto. O il giornalista, e io non direi niente. O il giornalista, io mi fermerei o levitare. Ecco. Allora, tengo a far sapere che io non l'avevo mai sentito nominare. Esatto. Io, peraltro, mi dissocio da tutte le affermazioni di Meteo Renodaio. Tra l'altro, vorrei fare un'altra parentesi: se cercate la foto, è anche pelato. Quindi parliamo della notizia. L'insulto fisico è veramente squallido. Veramente, da parte esatto, tua non me lo sarei mai aspettato. Esatto, ma inquadriamolo più che altro su dove scrive. Scrive su Io Donna. È giusto che Cazzullo scriva su Io Donna. Se noi potessimo leggere un bigliettino da visita, ci sarebbe scritto columnist presso stampa italiana nazionale. In realtà il giornale in questione è Io Donna online, oltretutto, quindi dove esatto, chiunque, che io posso spacciarmi per donna bellissima e affascinante, vabbè, quale sono, e scrivere articoli sulle mutande. Esatto, vabbè, cosa che tu già fai, lo sappiamo. Esatto. Allora, troviamo il titolo dell'articolo di Aldo Cazzullo, quello che gli uomini non dicono, e aggiungerei per fortuna, troviamo un vaccino per i giochi elettronici. Ora, faccio una mia intro dicendo: vaccino, scusatemi, si usa per una malattia. Esatto. E già il fatto che una persona si possa esprimere parlando di videogiochi come una malattia vuol dire che A, detto molto educatamente, non ha mai giocato ai videogiochi, B, non sa cosa sono i videogiochi, quasi sicuramente ha un fortissimo... C, parla di videogiochi per sentito dire, esatto, e D, vive di stereotipi che probabilmente sono ormai stanti da qualche decennio. Probabilmente il signor Cazzullo giocava con il Pong e forse penso che non l'abbia neanche ma mai neanche visto, quello, e probabilmente l'ha visto e tuttora parla e dice: ah sì, quello con le stanghette. Ora, ma però l'articolo in questione l'abbiamo letto? L'articolo in la questione domanda. non è lunghissimo. Ma io direi anche di saltarlo, anche perché di saltarlo. Tutti lo conoscono. Fondamentalmente parla della preoccupazione dei genitori perché vedono i propri figli davanti ai videogiochi. Tutto il giorno, tutto non fanno niente. Oh mio Dio, poveri bambini! Vorrei tanto aprire una parentesi. Non è così. Cioè, lo sappiamo tutti, i videogiochi ormai sono nella vita di tutti, ormai troviamo anche il vecchietto in metropolitana che gioca all'ultimo titolo di punta, che è Razzo. Razzo. Aggiungetemi Fede Web, Fede Web 76 a Razzo. C'è ragazzi, qualcuno che sono... non ti ha ancora smerdato. Vorrebbe... No, sono scarsissimo. Vorrebbe dire che chiunque ormai allora è drogato, cioè sarebbe come dire che chiunque si fa di cocaina dalla mattina alla sera. No, ovviamente questo non accade. E lo sappiamo tutti, sia noi giocatori che quelli che non sono anche giocatori. No. Cioè Federico Salerno, si sa, ormai si è laureato.
in non giocatore. Nonostante la collezione di giochi, possiamo dire che lui è un drogato. Al contrario, usa solo Call of Duty da anni, per cui... Comunque, detto questo... Facendo una parte seria del commento, diciamo che è un commento assolutamente anacronistico, ma soprattutto fuori dal mondo, ragazzi. Sembra che si faccia finta che il mondo non sia avanzato, che i videogiochi non siano entrati nell'umano collettivo, in qualsiasi abitazione, e si scarica sul videogioco colpe e situazioni che veramente non esistono, anche perché se si va a dare una colpa al videogioco, allora diamo una colpa a tutto. C'era un commento molto bello, e la parte più bella di questo articolo sono i commenti. I commenti che, tra l'altro, sottolineiamo, in pochi giorni di pubblicazione, l'articolo è stato pubblicato il 26, sono diventati 300, cioè è il post 26 gennaio, specifica. 26 gennaio 2013. E in pochissimi giorni sono diventati 300 commenti. Se vediamo nella collina destra, è quello con più commenti. Viene da malignare che Canzulo l'abbia fatto apposta, esatto, per ottenere un po' di nomea sul, esatto, web. Ma probabilmente Iodola non ha mai avuto così tanti accessi online commenti in questi giorni. Perché, tornando seri, una cosa che vorrei far notare al signor Canzulo è che tante volte sono i genitori stessi a spingere i bambini a stare solo con i videogiochi. I videogiochi hanno preso il posto di quello che una volta era la mamma TV. Una volta li si piazzava davanti alla TV e stavano lì le ore, adesso c'è il videogioco, perché la TV non basta più a generare gli stessi input e lo stesso intrattenimento. Esattamente lo stesso concetto che molti nei commenti esprimono. Tutti si sprecano a dire che Cazzullo, io parafraso e cito, è semplicemente un ignorante che parla per sentito dire, come ha già detto il mio collega avvocato Federico che abita esimio avvocato che abita in Italia. Comunque, a prescindere da quello, c'è una doppia lama adesso da una parte e dall'altra. Non mi è piaciuta una lama a doppio taglio, mettete come cazzo volete, o una taglia da mia nanna, mi piace tantissimo. Non mi è piaciuto affatto, vabbè, ma questo è un input personale. Chi si è firmato e ha colto l'occasione per linkare i propri articoli, per farsi nomea, per trovare il momento dell'hype, per quanto lo rispetti, perché... Che svilisce l'idea geniale di Cazzullo di pubblicizzarsi con un articolo. Esatto. No, se volete fare un articolo sui videogiochi, sui vostri siti di videogiochi, parlatene male, che esatto, almeno arrivano le video. No, parlate male di Cazzullo. Quasi quasi faremo un commento anche noi adesso in tempo reale, seguiteci sul podcast. tanto vale fare un articolo che parla male di mutande da donna su un sito che parla di ferramenta. A questo punto tutte le donne verranno a commentare, giusto? Mi piace. Quindi trovate anche la vostra anima è gemella. È un'idea veramente... È copyright di Reno, comunque non copiatela. Fede avvocato. Fede avvocato web. Andiamo avanti con... fatta questa piccola parentesi su Cazzullo, che direi che non merita più di quanto già gli abbiamo dedicato. Abbiamo anche esagerato. Anche sin troppo, mi tocca anche le palle, secondo me porta pure sfiga. Andiamo a vedere un attimo le news che peraltro ha postato il nostro Reno sul sito. In realtà una mi fa schifo, nemmeno la leggo. Lex Luthor Injustice, pare bella la Collectors. Ecco delle news sul sito. L'unboxing di Ni No Kuni. Abbiamo visto l'unboxing. Il gioco del momento, praticamente. Il gioco che farà rispolverare le PlayStation 3. Sì, oppure farà riempire di polvere. Però anche accendendole, parte la ventola immediatamente. La mia sta per schiattare. Io credo che sia questione di giorni. Io ho la 60 giga, fai un po' te, ancora verde. La mia è una 40, per cui siamo lì. La 60 giga, primo modello, secondo me lì. Non so neanche perché lei che è vivo. Ogni tanto mi guarda, forse perché l'ho accesa 5 volte. È questione, secondo me, di antivirus. Sottolineiamo che Ni No Kuni è un gioco uscito inizialmente in fa. Giappone per Nintendo DS, è uscito solo lì. Si pensava che non arrivasse mai in Europa, nel mondo europeo, quello che in realtà è più indietro rispetto al Giappone. Il nostro FedeWeb fa vedere soltanto a noi poche letti l'edizione per DS, che include tra l'altro il libro degli incantesimi, che è lo stesso che troviamo stesso anche quella per PS3. Peraltro ho letto, ho visto dall'unboxing del nostro Yul che non è neanche tradotto in italiano ma in inglese, giustamente. Si erano già sprecati troppo per il gioco pare tradotto bene, il gioco è tradotto molto bene, peccato è doppiato? Doppiato no, doppiato però in English, direi che forse è un bene secondo me, visto il livello delle traduzioni italiane che ragazzi
Riservate ai videogiochi. Faccio una parentesi. Far Cry 3, doppiaggio bellissimo. Cioè, vero, adorato, è vero. Tanti ci approfondirai meglio dopo Far Cry 3. Esagerati. Comunque, Ni No Kuni direi che è il titolo del momento, soprattutto per PlayStation 3. Per chi gli dà una botta di vita, chi non sa il giapponese come il 90% degli esseri umani. La Limited, parliamo della Limited. Ecco, allora facciamo la prima attenzione esclusiva mondiale nell'universo. Un soundboxing, attenzione, il soundboxing, signori. Aspetta che vado a prendere il fuoco. Allora attenzione che non l'ha mai fatto nessuno. Questo è il rumore della busta che contiene la collection. Sacchetto di Games Bond. Della busta. È il sacchetto di Games Bond. Adesso, momento pubblicità. Stop, silenzio. Cerchi dei giochi bellissimi? Ne vuoi forse qualcuno che potresti non trovare da altre parti nelle altre catene che iniziano con G e finiscono con AIMSTOP? I tuoi amici si chiamano Paolo e Marco? Non c'entra un cazzo! Perfetto. Games Bond, i tuoi videogiochi. Games Bond, per la gente speciale. Grazie per i 1000 euro Games Bond, yeah! Perfetto, che vi dobbiamo, tra l'altro, ci quereranno a brevissimo. Detto questo, facciamo un soundboxing che è la prima volta che esiste nel mondo, ovvero... l'apertura con commenti in diretta, cioè vuol dire che sarà in diretta differita tra un po' questo podcast, dove esprimiamo tutti i nostri concetti su quello che vediamo. Vabbè, stringiamo, sotto stringiamo. Hanno capito. La cosa bella è che voi non lo vedete. Hanno capito. Quindi sfruttate la cartolina. Questo è difficile da far sentire, però. I contenuti aggiuntivi di gioco. Si sa, sta in silenzio, un voucher. Che bello questo bello. Cioè, un cartoncino veramente ben stampato. Che momento di poesia podcastica. Questo me lo ricorderò per tutta la vita. Ma andiamo a fare la scena che purtroppo vi manca, è Fede Web che si passa la cartolina sulla faccia. Aspetta, secondo me ti taglio un dito col cutter. Se vuoi lo faccio io, che sono molto più bravo. Per caso qualcuno si dovesse tagliare, faremo la diretta. E nel caso qualcuno non si tagliasse, faremo anche una recensione più avanti del Vediamo, momento. Intervista al cut. Vi ricordiamo. Ovviamente questa Limited è del nostro Alex, però la mette in palio. A tutti quelli che commenteranno il nostro avranno podcast, il diritto di prenderla a calci. Esatto, e di distruggerla. Oh, l'onore. Chi la distrugge nel modo più creativo vince un applauso. Esatto. Io direi, ho l'onore di Abbiamo tolto la sovracoperta. Ha cancellato il gioco. Silenzio. La sovracoperta. Fa un rumore bruttissimo. Allora, sì, un po' troppo. Un po' troppo di cartone leggero. Questo invece è il mio soffio al cuore. È un po' troppo cartoncino, ma vediamo i contenuti. Apriamo il nostro Alex. Abbiamo la scatola vera e propria di cartone che fa. Ora state vedendo. Come potete vedere, la scatola è in cartone patinato. Leggero, fa cagare anche questo. Che contiene? Allora, secondo me un fantastico peluche che è bellissimo. È la mascotte del gioco. Aspetta, cos'è? È il momento per vedere se si calcia bene. Okay. Calcia benissimo, quindi benissimo. È ottimo, è tipo, come pallone, non super, rovinarlo. È tipo il super tele, però resistente come il mondo. Quindi unisce le due qualità. Esatto. Abbiamo al tatto. È plasticoso perché non l'abbia tirato fuori dalla confezione. Poi abbiamo il videogioco vero e proprio che fa questo rumore di sfregamento con la plastica. È bellissimo, bellissimo. si è anche acceso, visto. Ma ragazzi, sono passati 13 minuti e 49 secondi. Sono già 14 minuti che li stiamo ammorbando. Bellissimo. Questi qua, allora, scusatemi, mi hanno dato il disclaimer, se rivolete i 14 minuti di vita che avete appena sprecato, iscrivete a news@gamescollection.it alla cortese attenzione di Kronos, signore del tempo. Noi provvederemo a farveli vedere sotto mese. Forma di gettoni d'oro. No, belli gettoni d'oro come la Emiflex negli anni 90. Ma quasi io aprirei anche che non la giappo. Quella per DS, attenzione, no, altre no, non farlo. Fede, Fede non ha mai aperto un gioco in cellofanato di cui ha una copia e Fede lo farà. Allora, si sta per pentire. Volevo far notare che il manuale di istruzioni è esterno alla confezione perché è multilingua, enorme ed è a colori. Cosa rara. No, questi sì che sono i momenti belli della vita. Sto pensando come aprire sto, sono quasi pentito. Ma ancora neanche una parola sul libro degli incantesimi che è stupendo.
Sembrano quelle agendine che finto vendono vecchie. A 15 euro finto vecchie con le cose musulmane. Però queste sono firmate Studio Ghibli. Questa almeno è veramente, veramente bella. Cioè, da solo il libro non vale è un'agenda, ma se volete potete scriverci sopra le cose da fare. Ma sì, tanto per rovinarlo. Però è comunque perché bella. Perché no? È bella già così, è già scritta, quindi se non dovete neanche scriverci. Ah, se volete un telecomando per televisione LG, chiamatemi. Fede rotto un telecomando, chiusa la parentesi. Ricordiamo che nessun cutter è stato maltrattato durante la realizzazione di questa questo podcast. Quindi... Abbiamo già finito tutti i contenuti. Faccio notare anche che sta passando una puntata dei Simpson stupenda, quella del critico cinematografico. Cioè, abbiamo già finito i contenuti della Nino Cui. Sì, perché quella europea è poverissima. Mentre Fede... Mentre invece quegli americani l'hanno avuta meno costosa e con moneta commemorativa e colonna sonora. Mentre Fede era avanti a tentare di aprire... Però comunque una bella limited, anche molto, quella europea. Molto bella. Ah, ragazzi, sono è già andata... già molto ricercata. È già andata sold out, io ho offerto a... Alessio De Matteo per la sua 40 euro nuova erano 150, però vabbè, nel frattempo alla fine siamo scesi perché abbiamo accettato un compromesso un po' in euro, ma facciamo un paragone in natura, sperando che questa podcast vada in onda. Ma allora, siccome questa qua è una coppia usata, qualcuno ha scritto sopra e ha scritto Igoasi. No, questi sono dei numeri. Che in giapponese è un'imprecazione bruttissima. 1500 yen. Vabbè, comunque. Che è quanto l'ho pagata io, tipo 12 euro. Allora, andiamo a vedere che cacchio c'è. Fede sta togliendo un overlay. Togliamo un overlay. Oh, cacchio. Che cacchio di diavolo è stato? Che cacchio. Gli hai tolto la sovracoperta male, mi sa. No, è giusto così. Ah, ok. Si apre così. Stiamo aprendo, ricordiamo, la versione giapponese per DS. Ricordiamo che c'è una sottile differenza, però, tra Nino Kuni per Play 3 e quello DS. Uno si chiama La strega Cinerea, quello per Play 3, mentre quello giapponese si può tradurre con circa qualcosa della magia bianca. Adesso non ricordo bene. Però, scusate. Però già la qualità del cartone, dell'immagine... è già... È in cartone rigido. Sì, ecco. Molto bello. Perché è rigido. A Fede piace che è duro. sì. Il libro è identico comunque. Ecco, esatto, il libro è identico. E tra l'altro è anche nuovo questo libro, però secondo me. Ma in realtà questa è un'agenda. E mistero, ragazzi, nella versione giapponese è il libro in giapponese! Pazzesco! Ho tirato cosa rara nelle limite giapponese. Ho creato secco dentro una pagina. Precisamente la pagina 121. Qua c'è una cosa plasticata con l'indice. Poi abbiamo un foglio plasticato con l'indice delle pagine del un libro. Indice in giapponese, quindi se voi voleste anche cercare un'altra cosa in giapponese dovreste sapere il giapponese, quindi a noi non serve. E ragazzi, cosa inaspettata, il gioco è piccolo per il per gioco DS. È su cartuccia. Strano. E non su Blu-ray, che è importante sottolinearlo. E lo stronzo che l'aveva prima, visto che ho usato, nel tirare fuori le istruzioni le ha piegate leggermente, che gli toglie più o meno dai 12 euro che l'ho pagato 50 centesimi di valore. Perché era un feedback negativo sui ma colori. Le istruzioni sono tutte a colori, da orgasmo proprio, molto belle. E stranamente sono scritte tutte in giapponese, è un mistero, anch'io non mi riesco a capacitare, ma bene. Allora Reno, sigla del gioco del mese, vai Reno, fai la sigla. Il gioco del mese, sì! State ascoltando la rubrica Il gioco del mese. Here we go. Bellissimo, bene ragazzi, eccoci dopo la nostra sigla ufficiale del gioco del mese. Spero sia l'ultima volta che la facciamo. No, vorrei farvela risentire, voglio vedere se esce uguale. Ecco, vai via. Ricordiamo un attimo. Lanciamo il gioco del mese. Rewind. Ecco il gioco del mese. Era un po' più completa prima. La prima era l'extended version. Era la versione su vinile da 8, era la versione rock. È quello che mi preoccupa, però, ragazzi, non è tanto la sigla del gioco del mese, è qual è il gioco del mese che non abbiamo neanche deciso. Il gioco del mese, visto che siamo in una trasmissione audio, lo decido io a caso dalla libreria che ho davanti di Fede. In questo caso è, sperando che non venga giù tutto. Ma considerando la tua posizione, credo che Urlo Lontano 3 sia azzeccato. Ok, cioè io non ne so nulla di quel gioco. Il gioco del mese è un gioco chiuso. No, io no, direi che non è... ne sa nulla. Parliamo di un altro gioco. Era Fantasy Star Online. No, cambiamo gioco del mese. Non era preparato. No, il gioco del mese, scegli un gioco del mese. Dai, GameCube mi piace come allora,
GameCube ti piace Call of Duty per vita? No, che schifo, dai. Hai detto per GameCube? Che... Donkey Konga! No, 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 aspetta, ci vuole qualcosa di più... Di più... R Racing! Di più... Di più, la portinaia! Icaruga! No, 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 una no. cosa... Parliamo Tales of Symphonia. Il gioco del mese è Razzle. Tales of Symphonia, direi. No, no, no. No, basta, troppo mainstream. Ma non puoi fare un gioco conosciuto, PN03. PN anche. Proprio conosciuto. No, no, no. L'opposto di conosciuto. Guarda che sto per venire lì, Metal Gear Solid Twin Snakes. Manco morto. Che palle. Ma no, ma tiriamo fuori un po' di fantasia, un gioco... Ah, parliamo prima di tutto di un gioco next gen. No, anzi, actual gen, cioè current gen, insomma, quello. Quelli che ci Parliamo sono di mo' in negozio, Far Cry, insomma. Far Cry 3, ragazzi. Far Cry 3. Chi ci ha giocato di voi, sinceramente? Tu. Io l'ho visto giocare. Ah, mi piace. L'ho visto giocare... È come quelli... Hai chiamato, no? Però ho visto gente farlo alla TV. No. Va bene, ok. No, io l'ho evitato come la peste. Io l'ho perché? Visto... Perché? Allora, perché il tuo non me la... Hai 30 secondi per dirci perché l'hai evitato come la peste. Onestamente perché non mi è piaciuto il 2. Cioè, l'ho vissuto di fama riflessa. Il 2 mi ha annoiato a morte e ho evitato il terzo. Ok. Probabilmente ho fatto l'errore più grave della mia vita, ma me lo direi tu adesso. Invece io darò il mio parere da esterno. L'ho visto giocare dal mio coinquilino che... Non dorme mai, non so come faccia, però ci giocava e sentivo queste grida di terroristi, di spari. Allora, quello era perché stavo guardando Mediaset. No, mi sono avvicinato e ho guardato e non ho ancora giocato, ma graficamente è molto no, bello. No, Mediaset probabilmente stavo guardando Studio Aperto e vedevo un servizio sugli orsi. Sui videogiochi. No, videogiochi. Vedevo un servizio sugli orsi in qualche zona. Sicuramente. Comunque graficamente è molto bello. E... Sonoramente anche, ma non ho avuto modo di giocarlo, quindi il mio parere la confezione mi ispira, non so il gameplay, però vabbè, ragazzi, come si giudicavano i videogiochi 20 anni fa. Questa è vera cultura del video lui. E pensare che c'è Cazzullo che parla male dei videogiochi, ragazzi, cioè, e poi dicono che siamo una generazione rovinata. Esatto, non sappiamo neanche di cosa parliamo. Ma vabbè. Veniamo a noi. Cioè siamo 22 minuti che stiamo parlando, vabbè. 22 minuti. Vabbè. Io, oh, guarda Hans Moleman, I'm getting in by football. Uomo colpito da una palla da football. Ho detto che sta andando un'epica puntata di sì. Ah, sì, questo sì. Guarda Homer. Aspetta, è troppo bello. Cioè, scusami, dov'è? Momento. Ah, quella non è la mia tazza di Batman. La mia tazza di Batman. Un attimo. Abbiamo un problema no, tecnico. No. Il decoder deve registrare assolutamente questa puntata dei Sims. Assolutamente. Gira, prendi il... avvicinalo. Hans Momotalpa Productions presenta Uomo colpito da una pallonata. Il concorso è finito. Cosa vabbè. Perfetto. Questi più o meno sono i criteri con cui assegnano il gioco dell'anno. No, più o meno sono i criteri con cui stiamo commentando Far Cry 3. Esatto. Ma a parte questo, comunque, a parte questi momenti di gioia videoludica, vi dico io il mio commento pseudo-serio di Far Cry 3. Che tu che ci hai giocato. E l'ho anche finito, ovviamente nella modalità nerd. Super con i facile. Cheat, è difficile dire un gioco senza giocarlo. Non è vero, sai, c'è gente che secondo me non gioca e guarda i video su YouTube di chi fa i c'è gente che non gioca, play. C'è anche gente che non gioca e recensisce. Cioè, no, beh, ci sono dei siti che allora tu fai i beep, io pronuncio i siti e tu fai che fa delle recensioni guardando i video su YouTube, secondo me, di roba retro, dice cazzate a rastro, scrive delle robe che veramente non hanno il capo di coda, dopodiché segnerà anche il sito www.it che altro sito che scrive solo i t. Ah, scusa, mi sono fatto prendere la gola. Comunque, Far Cry 3, secondo me è il Game of the Year 2012, ho detto 500.000 volte, lo ripeto. Per quale motivo? Perché è l'unico che ho giocato. Ok, è il primo del 2013. No, è stato... Hai detto il Game of the Year 2012, credo. Sì, esatto. Ah.
Beh, perché è uscito nel 2012. Ragione sì. Che te. È l'unico che hai giocato l'anno scorso. Ma c'è un modo per bannarti. Senza... Vabbè, mettigli il muting, cazzo. Praticamente non deve riconoscerti il podcast. Comunque, no, è stato un gioco che mi ha coinvolto molto. È un FPS. Sottolineiamo che Fede nella vita, oltre ad essere avvocato, è anche terrorista. Beh, ovvio, per questo sì, si sente coinvolto. Certamente sì. Il bello di questo gioco è stato che io, prima di tutto, i sandbox non li amo di regola, i GTA non li gioco, però non vedo l'ora che esca il 5. Per curiosità. Così per curiosità, mm-hmm. Giusto per dire, ah, è uscito, wow. Certo, perché ogni volta ci illudiamo che sia un gioco più serio dei precedenti. No, a me dà fastidio di quei giochi che ci sono i bimbi minchia che poi spassano il tempo, la giornata, a investire i pedoni, punto. Ah beh, ah, che è tipo il 99% dei giocatori di GTA. Esatto. Poi ci sono i bambini che fanno... Porca zozza, le poppe! Però non è quello GTA, cioè ci sono anche perché cose. Si illudono anche che la copertina rappresenti il prodotto. Devo dire che, non so se andate su YouTube, ci sono dei video di gente che fa tutte le mod con il PC e gente che passa il tempo, che ne so, a incontrarsi in gruppo e buttarsi da un grattacielo, a buttarsi da un dirupo, in tutti questi giochi sono... Perché riescono a inserirci dentro quello che non riescono a fare i giochi tipo simulatore di bungee jumping. Esatto. No, hai visto quelli che si trovano con... Riescono meglio in GTA che nei giochi fatti apposta per fare simulazioni. Ed è grandioso quello. Comunque, Far Cry 3, bello, è un ottimo mix tra un FPS e un sandbox. L'isola è bellissima. O magari è un FPS sandbox. O magari un sandbox FPS. O magari un FP sandbox. È un first person sandbox. O hai ragione, secondo me è un FP sandbox. È pure sent un S, no. Sì, comunque. Va bene, sono uscito anche su un S. Sì. Ecco. Comunque è un multipiatta di quelli volgari. Mi sembra di quelli com'è. È un gioco molto bello. Bella la grafica, bello l'audio, bello il sonoro. Il fulcro qual è? Bella la giocabilità. Bello il packaging. No, la porta qualche novità. Seriamente, prima di tutto, il prodotto è molto ben realizzato. I personaggi sono fantastici. C'è Vase, il cattivo, il primo cattivo che incontriamo. Che veramente... mi sa un po' di Joker questo Vase. Vase Lightyear. Allora, Vase Lightyear. In realtà, chi è un fan di Batman probabilmente ti uccide se senti una roba del genere. Però diciamo che a me il personaggio è piaciuto tantissimo. Doppiato molto bene. Doppiaggio italiano, veramente un ottimo lavoro. Mi ha colpito. Una mosca bianca nel mondo del doppiaggio. Veramente, veramente. Anche qua lo difenderei, ma ne parleremo un'altra volta, del doppiaggio dei videogiochi italiano, perché come tutti i doppiaggi, anche se può non sembrare, c'è un gran lavoro dietro. Io direi, facciamo il peggior doppiaggio, cosa, andiamo a vederlo, secondo me si sente, lo possiamo registrare. No, io preferirei mettere un link nella descrizione, ma faremo una puntata apposta. No, io farei proprio sentire... ma abbiamo solo 2 minuti e mezzo, non conviene. Perché abbiamo mezzo. Faremo una puntata tutta dedicata ai doppiaggi. Abbiamo solo mezz'ora? Mezz'ora alla volta. Quindi facciamo una puntata e poi ne faremo un'altra che trasmetteremo tra un bel po'. Vabbè, però. Comunque è un gioco che mi è piaciuto molto e... devo dire, su Xbox 360, ma anche su PS3, a quanto ne so, scatta un po', però la grafica... La versione migliore comunque rimane quella per PC, ovviamente, perché l'engine è un derivato del CryEngine, che non è più in Ubisoft, il CryEngine, mentre quello nuovo ovviamente sì, e quindi tutte le potenzialità esplodono su computer. Sì, no, esagerato, l'ho visto anche già su PC, è veramente bello, però devo dire che la resa su 360 è comunque ottima. Questo sempre per dire che la 360, nonostante l'età... Tiene ancora rispetto alla Play 3. Ma è un gioco che è una gran milf, a prescindere dalla grande grafica, va oltre, perché la giocabilità è eccezionale. Poi ci sono dei tocchi di classe, gli animali, il fatto di catturare, di dover fare tutti gli armamenti. Questo punto a favore di tutta la serie Far Cry, comunque. Sì, sono certo. Incentrati sulla natura. Sì, sì, comunque. Bellissimo. Sono anche... tantissime imprecazioni di tanti giocatori sui cani, infatti. Sì, ma belli, ma poi anche momenti epici. Poi usare gli animali per sconfiggere i nemici, è stupendo. Vedere una tigre in gabbia, spaccare col coltello le cose, farlo uscire, vedere lanciarla contro il nemico. Oppure, per esempio, ci si può nascondere in un town per evitare il freddo. Ah no, ho sbagliato. Quella era Guerre Stellari. Scusate, ho sbagliato. Sì. Pensavo si parlasse di Star Cry. Invece abbiamo un minuto alla fine. Un minuto alla fine di cosa. Vabbè, ragazzi, è arrivato il momento. Io concluderei soltanto con un piccolo appunto velocissimo. Domani, se siete a Milano, alle ore 18:30, come leggo su internet, il 31 gennaio a Milano, in via Conca del Naviglio, ci sarà un incontro dedicato ai videogiocatori, tra cui ci sarà il nostro Federico Salerno e altri giornalisti come Stefano Silvestri, Fabio Bortolotti. Grande Stefano. Grande Fede, grande Fabio.
poi Emilio Cozzi e sarà... parleremo di un tema importantissimo. Ho sentito bene anche il futuro dell'Italia, scusate, il futuro dei videogiochi. Futuro... sarà ospite speciale Cazzullo, no? Ragazzi, no, no, mancano 20 secondi. 20 secondi, io direi. Facciamo ricordiamo come a Capodanno. Facciamo 10, dai, 9, perfetto, allora, perfetto. 8. Perché potrebbe essere l'unica volta, no, che ci salutiamo sentite. Tutti, ragazzi. Prima ricordiamo ciao, di seguire gamescollection.it, il canale YouTube, la pagina Facebook, volevo salutare Twitter, tutti i miei amici. Ciao mamma. 5, 4, 3, 2, 1. Bene, ma è andato avanti. Sta andando avanti. Time left, però. Fai stop.